Buonasera, professor Barbero. Buonasera. Il quadro di questa sera del Settecento ci mostra un gruppo di persone, sono dei soldati inglesi, giubilosi, poi c'è anche la bandiera, che sono stretti un po' intorno a uno di loro che è sul punto di morte. Allora, sullo sfondo si vede anche una battaglia, ma c'è anche in primo piano sulla sinistra, in basso, un pelle rossa. Che scena è questa? Questo è un quadro molto famoso in Inghilterra che si intitola La morte del generale Wolfe. E la battaglia che è raffigurata sullo sfondo è una battaglia decisiva nella storia del mondo, che però in Italia è poco conosciuta. Non ha nemmeno un nome preciso. Qualcuno la chiama la battaglia di Quebec e qualcun altro la battaglia della piana di Abraham, che non è tanto facile da ricordare. È una battaglia combattuta nel 1759 in Canada e che ha segnato la conquista inglese del Canada, che prima invece apparteneva ai francesi. Siamo all'epoca della cosiddetta guerra dei sette anni. Sì, che è anche conosciuta come la prima guerra mondiale della storia, perché in effetti è stata combattuta non solo in Europa, ma in America, appunto, in India, e da quella guerra è nato praticamente l'impero britannico. Ora, questa battaglia è stata molto curiosa perché il destino di un continente, in fondo, è dipeso da questo scontro. Eppure è una battaglia che è durata solo un'ora. Anzi, l'azione principale è durata al massimo un quarto d'ora. E questo perché è stata combattuta fra due eserciti piccolissimi, che quindi non avevano riserve. Una volta logorati i primi reparti, la battaglia è finita per forza. E il generale Wolfe comandava appunto un corpo di spedizione inglese, era sbarcato con circa 7.000 uomini sotto le mura di Quebec, che all'epoca era la capitale del Canada. Il suo nemico, il comandante francese, il marchese di Montcalm, di uomini ne aveva ancora meno. Aveva 5 battaglioni regolari, più la milizia locale. Ora pensi che a quell'epoca l'esercito francese, di battaglioni di fanteria, ne aveva 240. E a Quebec, a difendere gli interessi della Francia in America, ce n'erano 5 in tutto. E questo perché all'epoca trasportare truppe e mantenerle al di là dell'oceano, in un altro continente, era un'impresa faticosissima. Insomma, l'Inghilterra e la Francia erano le due più grandi potenze mondiali e si sono giocate l'America con un pugno di uomini. Ma colpisce sempre il fatto che grandi imprese, anche dal punto di vista logistico, organizzativo, dal passato, potevano essere fatte con tanti uomini, tanti mezzi, con dei mezzi tecnologici, ma anche di comunicazione, di trasporto, quasi inesistenti. Sì, ma infatti gli uomini del passato erano abituati a queste difficoltà, le davano per scontate. Noi ci scoraggeremmo se dovessimo rifare le stesse cose con i mezzi che avevano a disposizione loro. Poi però appunto il risultato è che certe volte davvero il destino di un continente dipendeva da una battaglia che durava un quarto d'ora. E che è stata una battaglia stranissima anche per un altro motivo. Tutti e due i generali sono stati uccisi in quella battaglia. Il generale Wolfe è stato ferito all'inizio ed è morto. Poi, come dire, la leggenda dice che è stato informato che la battaglia era vinta. Infatti nel quadro vediamo in fondo un ufficiale che arriva con una bandiera francese catturata e quindi si può dire che Wolfe è morto sereno, diciamo, sapendo di aver vinto. Il marchese di Montcalm è stato ferito anche lui durante la battaglia, l'hanno riportato a Quebec ed è morto il mattino dopo. Ora, non succede quasi mai nella storia che entrambi i comandanti nemici vengano uccisi nella stessa battaglia. E quando in Inghilterra è arrivata la notizia della vittoria, la conquista del Canada, però il generale Wolfe è stato ucciso e l'impressione è stata enorme. Oltretutto Wolfe era giovanissimo, aveva 32 anni, praticamente l'età di Gesù Cristo. E infatti in questo quadro, a guardar bene, ricorda una pietà con tutti i dolenti intorno al moribondo. E l'indiano? Anche l'indiano è una cosa interessante, perché inglesi e francesi stavano combattendo per il dominio del Nord America in mezzo agli indiani, i quali partecipavano anche loro. C'erano le tribù amiche dei francesi, che stavano imparando a parlare francese, e le tribù amiche degli inglesi. E qui il pittore, Benjamin West, ha voluto proprio rendere omaggio agli alleati indiani
Ed è interessante vedere come l'ha raffigurato l'indiano, perché lo raffigura in modo molto rispettoso. Nel Settecento non c'era ancora il cliché dell'indiano, del selvaggio cattivo. Sa come nel West l'unico indiano buono è l'indiano morto, no? Come si dice nei film western. No, nel Settecento c'era l'idea del buon selvaggio, anzi del nobile selvaggio, che è un selvaggio, quindi è nudo, però è raffigurato in una posa molto interessante, che nelle convenzioni della pittura di una volta, sì, raffigurare un uomo... Come il pensatore di Rodin. Come il pensatore di Rodin, esattamente. Quando sta così, vuol dire che è un uomo intelligente e profondo. E quindi l'indiano è rappresentato in modo molto, molto rispettoso. Sì, in passato molto spesso i quadri contenevano dei simboli che poi bisogna imparare a conoscere e a decifrare. Eh sì, perché così ci leggiamo più cose di quelle che a prima vista potremmo scorgere. Sì. Grazie, professor Barbero.